Ciao ragazze, bentornate sul canale. In questo video parleremo di saldi, tutto quello che ho acquistato in questi giorni di saldi invernali. Sono stata solo da H&M, non ho fatto nessun giro per i negozi, sono entrata solo da H&M, ma tra l'altro perché volevo vedere il reparto casa, se aveva messo qualcosa di sfizioso. In realtà poi sono finita nel reparto donna, vabbè. Tutto il resto l'ho acquistato su ASOS. Su ASOS io acquisto sempre durante l'anno, è diventato il mio negozio preferito. Comprare è semplicissimo, la guida alle taglie è perfetta, addirittura se andate sul sito vi applicate le vostre misure, lui vi dice in automatico di ogni capo poi che taglia dovete prendere. C'è la possibilità, oltre a quella di vedere le foto, di guardare anche il video, quindi di vedere la modella come cammina e quindi di capire come cade un capo addosso. Le foto sono fatte benissimo, il reso è semplicissimo, quindi ok. Iniziamo subito. Iniziamo da... non vado per marchi, ma vi faccio vedere cosa ho preso. Due camicie. Opla, eccole qua. Allora, la prima camicia l'ho acquistata da H&M e l'ho trovata appunto in saldo. A prezzo pieno veniva 19,99, io l'ho pagata 8,99 ed è questa camicia con questa stampa di catene, sfondo bianco, e l'ho pensata più che altro per la primavera, comunque quando inizia a fare caldo, un bel pantalone. Questo è un abbinamento che mi piace molto. Ho provato, vi farò vedere, ho qui il telefono con tutti gli screenshot, ho provato a vedere se trovavo lo stesso capo sull'applicazione di H&M, ma questo qui non c'è. Quando ho sparato il codice a barre sull'applicazione mi dice che questo capo è presente solo in negozio, quindi mi dispiace, ma questo dovete andare in negozio. Seconda camicia. Allora, io sapete che, non ve l'ho detto all'inizio del video, ve lo dico adesso, io applico la capsule wardrobe con delle accortezze, cioè nel senso che in questi, ormai è il terzo anno che lo faccio, in questi 3 anni ho trovato la mia, idea di capsula, di guardaroba capsula. Vi avevo fatto anche dei video a riguardo e ve li linko giù nell'info box. E diciamo che sono meno schematica rispetto a quando ho iniziato, però ecco, anche se lo fate solo per un anno, quindi magari 2 stagioni, 2 cambi di stagione, vi cambia il modo di pensare. Non ho acquistato niente per tantissimo tempo, ho consumato e usato fino allo sfinimento quello che avevo, quindi diciamo che in questi saldi mi sono concentrata sul rimpiazzare alcune cose che ho dato scusate, che ho dato via, oppure che si erano talmente rovinate che non potevo neanche darle via e le ho buttate, magari i maglioncini che avevano fatto i pallini, che si erano infeltriti, eccetera. Non avevo più camicie bianche a manica lunga e quindi ho scelto di acquistare questa qui. Vi metterò comunque le foto, quindi le vedete indossate sulla modella. E quando mi è arrivata ho detto: "Oddio, è super scollata!" In realtà penso di metterci un bottoncino, sapete, di quelli trasparenti, a clip, quello è facilissimo, lo potete cucire anche voi. Vi vado a prendere il prezzo. Eccolo qua, questa veniva 31,99. La linea è ASOS Design, che fa la linea di ASOS, però un po' più ricercata, diciamo con dei tessuti anche diversi. E 31,99, io l'ho pagata a 21,99 ed è questa, molto molto classica, molto basic. Questa con un jeans sta benissimo e quindi l'ho voluta per... Passiamo ai pantaloni. Allora, primo pantalone che vi fa, e unico pantalone che ho preso da H&M è questo qui. È successa una cosa strana, perché in negozio erano scontati, sulla loro applicazione no. Ma mi è successo sia con questo pantalone che vi faccio vedere che con il maglioncino che vi faccio vedere dopo, che è una cosa stranissima. Quindi probabilmente i saldi da H&M sono stati diversi da negozio a negozio, forse li hanno fatti in base alle eccedenze di magazzino che avevano, alle ultime taglie, non lo so. Comunque, in negozio questo pantalone era scontato a 13 euro da 29,99, in negozio no, cioè sull'applicazione no. Ed è questa stampa qui. Vedete? Stampa classica, sfondo grigio con le righette nere, bianche e no, nere e rosse.
ed è il modello a culotte, che a me piace tantissimo. Mi piace perché secondo me mi veste bene e anche per cambiare con una bella scarpa maschile sotto, oppure con si può con una sneakers per renderlo un po' più sportivo, secondo me era bello. E mi piacciono molto e per fortuna li ho trovati a 13 euro. Parliamo adesso di jeans. Attenzione, argomento di cui presi entrambi su ASOS, argomento di cui abbiamo parlato nelle Instagram stories. Io ormai, come vi dicevo lì, da un annetto uso il modello Farlight di ASOS, che è praticamente il mom jeans a vita alta. Sono non elasticizzati, quindi hanno il vecchio tessuto dei jeans, per farvi capire un po' la Levi's, quindi il jeans che cede, ma perché lo stai indossando, ma non si allarga, non è elastico. Ah, e la cosa che mi piace molto di ASOS, di tutti i jeans che hanno, perché tutti i modelli di jeans funzionano così, è la possibilità di scegliere la lunghezza della gamba. Quindi voi, hanno le taglie americane, quindi vi facciamo un esempio. Una 44 è una 30, dopo il numeretto 30 c'è scritto L e un altro numero. L'altro numero indica la lunghezza della gamba. Io prendo sempre la più piccola perché a me i jeans piacciono corti, non mi venite a dire a qua Alta Venezia perché a me piacciono così e io non vado a dire niente a quelli che si mettono le Buffalo, quindi a me piacciono questi. E io prendo la lunghezza 30, a seconda poi del modello. Se siete bassine potete guardare lo stesso jeans nella versione petite, se siete alte, altissime, potete guardare lo stesso jeans nella sezione tall, perché hanno le stesse cose. Parlando di mom jeans, ho preso questo paio. Come vedete mi serviva un blu, questo è un bellissimo blu con gli strappi sulle ginocchia. Foto. Gli strappi sulle ginocchia, col fatto che si può scegliere la lunghezza della gamba, io sono sicura che mi si strappa, cioè sarà proprio lì, non sarà né più basso né più alto, perché a volte succede così nei jeans, almeno io quando provavo dei jeans magari strappati o mi stava sopra il ginocchio oppure se mi stava sotto, quindi con questi io sono sicura che lo strappo sta dove deve essere. L'ho pagato da 48,99 e 28,99. Questo modello qui. Però andate a vedere nella sezione saldi, scrivete magari il nome, Farleg, eccetera, e potete notare quanti ce ne sono, e ce ne sono anche a prezzi scontatissimi. Ce n'era molti paio, ne ho visti a 14,99, quindi se siete insicure di come possano vestirvi, se vi piacciono o non vi piacciono, magari insomma per provare 15 euro si può spendere. Io la prima volta che li ho acquistati ho fatto così, ne ho preso uno super scontato ed è diventato il mio jeans preferito, e poi adesso posso spendere un pochino di più, sono più sicura. E un'altra cosa che vi volevo dire, sempre riguardo a questo jeans, me la sono dimenticata. Ah, come veste? Veste giusto, giusto, quindi voi prendete la vostra taglia esatta. Con un altro jeans mi è successo ieri che l'ho indossato, che quasi non riuscivo a chiuderlo. Dopo un'ora era perfetto. Quindi non prendete la taglia in più, perché io sempre un anno fa, quando ho preso uno dei primi paia che avevo preso, avevo preso una taglia in più per stare più comoda. Ragazze, era diventato enorme, perché poi comunque si allarga, quindi cede un pochetto. L'altro jeans che ho preso, mi sono innamorata di questo colore, di questo lavaggio così, non è un Farlight, ma è un, ve lo dico, intanto vi metto la foto, si chiama il modello Florence e sono praticamente dei jeans dritti e basta. Da 40,99 l'ho pagato 24,49. Ho voluto provare anche quest'altro modello di jeans perché mai dire mai, meglio provarli tutti. Hanno il fondo dritto. La particolarità di questa, come avete visto in foto, è che non hanno strappi, perché non potevo avere tutti i jeans strappati, mi servono anche dei jeans non strappati. L'unica pecca che non, cioè non avevo guardato bene, sinceramente è stata una mia mancanza non guardare, è che mentre i Farlight hanno la cerniera, questi si abbottonano alla vecchia maniera, la maniera Levi's, quindi con tutti i bottoni. Quindi non lo so, perché è come se
Allora, mi piace come mi sta, il lavaggio mi piace, è bellissimo, questo lavaggio forse è il lavaggio jeans che mi piace di più in assoluto fra tutti i colori possibili e immaginabili. L'unica cosa è che con la cerniera l'avrei preferito, uno perché è più comodo e due perché non fa un po' il difetto dei bottoni, però insomma, vedete voi, io lo tengo e lo continuerò ad utilizzare. Passiamo ai maglioni e cardigan, sono tutti maglioni e cardigan, quelli che ho preso poi non ho acquistato più nulla. H&M, anche di questo purtroppo il negozio era scontato a 13 euro, sull'applicazione no, e infatti costa 39,99, tantissimo, non mi ricordo se 13 o 15, vabbè, comunque è quello che vi è piaciuto che avevo indosso nel video dei top del 2018, è questo qui. È bellissimo, ragazze, è stupendo, ha queste trecce, questi pompon, lo trovo veramente bello, è diventato uno dei miei maglioni preferiti. L'unica cosa, vedete indossato com'è, è che è corto, è cortino, quindi io ho preso una L, ma perché c'era solo la L o la small, quindi non è che avevo molte alternative. Io lo metto con una t-shirt bianca sotto o comunque con oppure un pantalone molto a vita alta, però sempre qualcosina sotto ce la metto, perché se io alzo le braccia con questo maglione mi si scopre la schiena, quindi è una cosa che a me non piace. E poi ho freddo. Sono rimasti 4 capi da farvi vedere e sono tutti ASOS. Andiamo con il primo. Questo me l'ha portato la Befana. In realtà ero indecisa se prenderlo quando ho fatto l'ordine, il primo ordine con i saldi, però mi era rimasto tipo qua, continuavo a pensarci, quindi la Befana me l'ha portato. È un cardigan aperto, vi faccio vedere la foto, lungo, con questa particolarità di tono grigio e bianco con questo disegno, la cintura. Allora, costava... Questo è di un brand che si chiama Willow & Page, scusate sono giù di voce, costava 48,99, sull'applicazione era scontato quando l'ho preso io a 28,99, e mi piace, io ho preso una small perché era rimasta solo la small e diciamo che quando metterò solo una t-shirt sotto o una canotta sarà perfetto perché mi è un po' stretto di braccia, la M era perfetta. E vestono un po' tanto le cose di ASOS, eh? Ho notato questa cosa, che vestono bene, cioè la M è una vera M, non è una M più small, e la L è proprio una L, la small è una small ma non una small anoressica, ecco, anche questo di ASOS mi piace molto e quindi l'ho preso perché con una t-shirt bianca, una canotta bianca, le sneakers e un jeans, secondo me in questa primavera sarà perfetto. Un altro maglione, un maglione a collo alto, tutto fatto così, quindi parte bianco sopra, il collo alto che si rimborsa un po' a ciambella e le strisce grigie e nere. Questo l'ho preso, vediamo, nella sezione tall, perché c'era sia petite che normale che tall, ma nella taglia, insomma, normale non c'era più la mia taglia, quindi nella tall ho preso la tall. È di Brave Soul, il marchio, e veniva a 49,99, l'ho pagato 27,99, ragazze, è morbidissimo, è comodissimo, è lungo, ma si può rimborsare, magari o lo rigirate sulla vita o me ne mettete un po' nella cintura dei jeans o dei pantaloni. Ed è caldissimo e mi piace un sacco. Ultimi due. Allora, questa è di ASOS sempre, sì, ed è un tessuto più morbido ma sempre caldo, maglioncino. Vedete, mezzo collo alto e larga, è una maglia pipistrello tipo, cioè con la manica molto abbondante, grigia, un grigio stupendo, foto. Mi sta divertendo sta cosa della foto. E allora, anche questa l'ho presa nella sezione tall perché avevo visto nella foto che vestiva cortina e quindi l'ho presa nella sezione delle alte, così era un po' più lunga per me che sono normale. E 16,99 da 28,99, super affare. Questa la puntavo anche a prezzo pieno
per fortuna che l'avevo messa nei prodotti preferiti e quindi ho potuto monitorare tutti i vari saldi, tutte le varie modifiche di prezzo. L'ultimo che ho preso, l'ho pagato, è sempre di Brave Soul. Brave Soul mi piace come marchio di ASOS. E da 49,99 l'ho pagato 27,99 foto ed è un po' più sfizioso, è un maglioncino un po' più particolare, ha questi toni blu, rosa, questo marchio, questo stemma così, insomma mi piace molto. È un tessuto un po' più freddo, quindi meno caldo dell'altro, di quello bianco, bianco, nero, grigio, però mi piace. Anche qui ho preso una M, però è molto comoda, come vi dicevo appunto per il discorso delle taglie. Poi, molto belle le cose della nuova collezione, devo dire, però magari per quelle ci riaggiorniamo, non ho voluto prendere niente, mi sono trattenuta dal digitare, acquista, però appunto non ho voluto prendere niente, né, poi insomma, con calma. Adesso devo mettermi tutte queste cose che finalmente ho registrato il video e posso indossare. Va bene ragazze, spero che vi sia piaciuta questa tipologia foto, non foto, eccetera. Io vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video.